Buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuti a questo incontro con Corrado Formigli, dove parleremo, fra le altre cose, del suo ultimo libro, Il falso nemico, che parla ovviamente di ISIS e della crisi in Siria. E questa discussione oggi non potrebbe essere più tempestiva se pensiamo a quello che è successo nelle ultime 12 ore. Prima si hanno avuto notizie del primo attacco diretto da parte degli Stati Uniti verso una base militare in Siria del governo Assad. E poi nelle ultime ore, ancora stanno uscendo i dettagli, un attacco a Stoccolma, l'ennesimo, si pensa, attacco terroristico, sempre con un autobus, un po' lo stesso copione che abbiamo visto a Nizza e anche a Westminster. Corrado Formigli ovviamente non ha bisogno di presentazioni, conduce Piazza Pulita, ma da 20 anni ormai è uno dei corrispondenti più importanti della televisione italiana, spiegando eventi nazionali e internazionali al pubblico. E credo che forse quella è la cosa che mi colpisce di più di Corrado, ed è una cosa rara non solo in Italia ma ovunque: non sono tanti i giornalisti che hanno la stessa domestichezza con le cose nazionali, tipo politica nazionale e anche internazionale, ed è questo che credo rende Corrado un giornalista così speciale. Perciò benvenuto, grazie mille per essere qui con noi. Allora, prima di parlare del libro, ovviamente voglio iniziare a farti una domanda delle ultime notizie che vengono dalla Siria, notizie che sono venute fuori dopo che tu eri già fuori onda con Piazza Pulita ieri sera. Perciò nel libro tu a volte critichi l'Occidente per non aver preso azione in Siria, aver fermato certe cose prima, tipo l'espansione dello Stato Islamico. Perciò qual è la tua reazione all'attacco dell'America verso la base militare in Siria? Noi abbiamo cominciato, tra l'altro, la trasmissione di ieri di Piazza Pulita proprio mostrando, con i volti coperti, perché le regole, diciamo, il codice di autoregolamentazione non ci permette di mostrare minori uccisi in prima serata, diciamo, senza coprirli, quindi abbiamo mostrato questi corpicini, questi bambini gasati nella provincia di Idlib, proprio per mettere l'accento su un fatto che secondo me è un fatto enorme. È un fatto enorme e che chiaramente ha fatto pensare a tutti noi che bisognasse fare qualche cosa immediatamente per fermare quello che era accaduto. Però dopo aver avuto una reazione di questo genere, cioè dire ma dobbiamo bombardare, dobbiamo far pagare, diciamo, queste uccisioni al responsabile, e che la responsabilità di Assad credo che sia abbastanza chiaro, so che c'è una grande polemica su questa questione, perché non ci sono osservatori internazionali neutrali nella provincia di Idlib che ci possono dire esattamente come sono andate le cose, ma ci sono 3 scenari possibili, e tutti e 3 questi scenari, a mio parere, scaricano una responsabilità importante su Assad, che è comunque storicamente un dittatore sanguinario. La prima è che siano stati direttamente i caccia siriani a scaricare, diciamo, armi chimiche, gas letali sulla popolazione civile, e questa è l'ipotesi chiaramente più grave, ed è l'ipotesi accreditata per esempio dall'Unione Europea, da Israele, dagli Stati Uniti e dagli inglesi. La seconda ipotesi è che invece, che è l'ipotesi è l'ipotesi che questi caccia siriani, i Sukhoi, abbiano colpito dei depositi dove dentro c'erano delle armi chimiche accumulate da jihadisti o da coloro che si oppongono al regime di Assad. Bene, è probabile che in questo caso questi depositi siano stati colpiti volontariamente dai caccia siriani per interrompere il ricatto, diciamo, delle armi chimiche da parte dei jihadisti. Ma anche in questo caso colpire quei depositi significa condannare la popolazione civile a rimanere gasata. Sono già 2 ipotesi a carico di Assad. La terza è che non sapessero che cosa colpivano. Mi sembra un'ipotesi altrettanto grave, cioè si colpisce un obiettivo senza sapere cosa c'è dentro. Per tutte queste ragioni penso che Assad sia responsabile di questi bambini, dell'uccisione di questi bambini e di questi civili, ci sono anche tanti adulti. Il problema è che c'è una grande ipocrisia nell'indignazione dell'Occidente e anche nell'azione di Trump, un'azione repentina, quasi inconsulta, quasi un gesto impulsivo, perché tutti i paesi occidentali hanno concordato che Assad doveva rimanere al suo posto,
nonostante tutti sapessero di quali crimini orrendi si era macchiato Assad negli anni precedenti. C'è un libro bellissimo che si chiama La macchina della morte e che racconta Operazione Cesar, racconta di come un fotografo militare siriano abbia per alcuni anni, dal 2011, fotografato i corpi delle persone torturate e uccise nei carceri siriani dalla polizia politica di Assad. Questo fotografo, a rischio della sua vita, poi ha fatto uscire queste fotografie, sono oltre 50.000, in cui questi corpi sono tutti catalogati e si vedono segni di tortura e di uccisione violenta. E queste fotografie sono state mostrate nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ai governi dell'Unione Europea, al Pentagono. Quindi si sapeva esattamente i crimini di cui si stava macchiando Assad. Poi ci sono stati nel 2013 l'episodio di Ghouta, cioè un altro attacco chimico con oltre 1.000 morti, probabilmente anche attribuibile ad Assad, anche se non con certezza. Insomma, Assad si sapeva chi era, chi fosse. Eppure, di fronte al fantasma dell'ISIS, alla paura della vittoria dell'ISIS, si è deciso razionalmente di lasciarlo al suo posto. Nonostante io credo che la presenza di Assad, il ruolo di Assad sia uno dei principali problemi di quell'area, cioè finché ci sarà Assad in Siria non ci sarà pace, a mio parere. Si è deciso di lasciarlo lì. Perché in qualche maniera rassicurava tutti e perché ormai siamo entrati in una fase in cui i dittatori, come lui, come Sisi e come molti altri, sono il minore dei mali di fronte alla paura del jihadismo e del terrorismo islamista. Ecco, che di punto in bianco, da questa posizione comunemente accettata, è a mio parere piuttosto scandalosa, anche se capisco, diciamo, la sua razionalità, ma scandalosa da un punto di vista anche etico. Ci si scandalizzi e si vada a bombardare repentinamente la base di Assad, mi fa pensare che ci troviamo di fronte a una politica un po' impazzita. Cioè, non riesco a pensare che Donald Trump abbia agito con un piano ben definito. Ho sempre la sensazione che Trump agisca in modo molto impulsivo, cercando di catturare il consenso del momento, soprattutto sul fronte interno, in un momento in cui negli Stati Uniti le cose non gli stanno andando molto bene e i suoi consensi, i sondaggi lo danno al 35% del gradimento. Ecco, la mia sensazione è che non si siano calcolate bene le conseguenze di questo atto militare. Perciò, secondo te, questo non potrebbe essere il primo di vari atti militari, anche per essere un deterrente, magari potrebbe essere solo una one-off, one strike. Sì, certo, io credo che sia questa la logica e arrivo a pensare non soltanto che sia come dici tu, ma che ci sia stato, ma naturalmente chissà, sono portato a pensare che Putin sia stato informato di questo atto offensivo di Trump e che poi ci sia naturalmente adesso un gioco delle parti per cui si protesta per la violazione delle norme internazionali, eccetera, eccetera, ma che ci sia un accordo per dire, Trump abbia detto a Putin, diamo un segnale perché Assad non può permettersi di compiere atti di questo genere perché altrimenti non siamo più in grado di sostenerlo, non siamo più in grado di sostenere, diciamo, la ricostruzione della Siria mettendo in mano a lui, diciamo, il governo di Damasco. Ecco, può essere questo lo scenario, è lo scenario, diciamo, migliore. Dopodiché le conseguenze, ripeto, in una situazione molto instabile e in cui mancano, diciamo, secondo me, le competenze chiare e la cognizione di quello che, diciamo, accadrà nei prossimi mesi in quell'area, ecco, sono molto preoccupanti. Tu hai intitolato il tuo libro Il falso nemico, e c'è scritto Perché non sconfiggiamo il califfato nero, perciò ovviamente un libro su ISIS o lo Stato Islamico. Spiegaci cosa intendi per falso nemico. Ma il falso nemico è un nemico che si finge di combattere ma non si combatte, perché è un nemico che in qualche maniera per un certo tempo è funzionale a dei disegni strategici e geopolitici. È quello che secondo me è accaduto con lo Stato Islamico. Lo Stato Islamico, io in questo libro racconto quattro viaggi che ho fatto nell'area tra l'Iraq e la Siria, e a me è bastato il primo viaggio, che era del settembre, tra l'agosto e il settembre del 2014, il momento della massima espansione dello Stato Islamico, quando lo Stato Islamico era stato appena proclamato da al-Baghdadi nella moschea al-Nur di Mosul, giugno del 2014. Quando sono arrivato lì mi è stato chiaro che l'aggressione, la strategia aggressiva dello Stato Islamico era
fortissima, era chiara, lo Stato Islamico aveva già occupava un territorio che era paragonabile a quello della Gran Bretagna come estensione, ma che non si stava facendo abbastanza per fermarlo. Io in questo mio primo viaggio gli unici oppositori all'espansione dello Stato Islamico che ho incontrato erano dei poveri soldati curdi con le ciabatte ai piedi e i vecchi fucili Kalashnikov sulla spalla, fucili spesso arrugginiti. Erano soldati che appena vedevano una telecamera andavano davanti a questa telecamera e chiedevano, imploravano pallottole e armi per cercare di contrastare questa furia nera che si stava espandendo. Quando viene compiuto un genocidio spaventoso nei confronti degli Yazidi, che sono una setta preislamica pacifica che vive nel nord dell'Iraq, gli Yazidi vengono praticamente uccisi o messi in fuga da Sinjar, che era la loro capitale, scappano su questo monte di Sinjar, Monte Sinjar, e la loro fuga, inseguiti dai tagliagole, dura per settimane e viene filmata da truppe televisive, viene filmata dai droni che sorvolano la zona. Noi in questa guerra siamo stati informati per filo e per segno di tutto ciò che stava accadendo, dell'eccidio che stava compiendo lo Stato Islamico, anche perché erano quegli stessi dell'ISIS che attraverso il web ci informavano degli orrori che venivano commessi. In questo lo Stato Islamico, al contrario dei nazisti che si vergognavano dello sterminio degli ebrei, quindi cancellavano le tracce dei campi di sterminio come Treblinka prima di fuggire, l'ISIS invece mette tutto sul web e, diciamo, orgogliosamente porta avanti la sua strategia della paura, del terrore. Questo per dire che noi sapevamo tutto ma non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente per tutto il 2013, per tutto il 2014. Abbiamo cominciato a combattere, a vivere l'ISIS come un nemico quando l'ISIS ha cominciato a fare gli attentati in Occidente. Perché non l'abbiamo fatto? Sicuramente perché eravamo molto presi dalla crisi economica che, insomma, ha colpito l'Occidente molto duramente, ma credo che ci siano state delle vere complicità da parte di paesi che avevano poi anche relazioni stabili con i paesi occidentali. Penso all'Arabia Saudita, penso alla Turchia. Sappiamo bene che la Turchia di Erdogan permette ai terroristi, ai jihadisti di attraversare la Turchia per tutto il 2013 per andare ad arruolarsi in Siria, appunto nell'ISIS. Permette il passaggio, si chiama appunto autostrada del jihad, quel percorso della Turchia che viene appunto fatto da questi jihadisti senza che i turchi intervengano in nessun modo. Abbiamo la documentazione di armi passate dalla Turchia alla Siria con l'aiuto dei servizi segreti turchi. L'Arabia Saudita, all'Arabia Saudita, perché dicevo la Turchia agevola tra il 2013 e il 2014 ISIS? Perché non è il suo vero nemico ISIS. In quel momento i problemi della Turchia sono due. Uno che è sempre il solito, quello dei curdi, e quindi i curdi, che sono acerrimi nemici dell'ISIS, in quanto nemici di Erdogan, si utilizza l'ISIS per, diciamo, colpirli, e si agevola l'ISIS perché colpisce i nemici di Erdogan. L'altro nemico è Assad. Assad è nemico giurato di Erdogan in quel periodo, poi ci sarà un riavvicinamento, e quindi nel disegno di Erdogan l'ISIS è funzionale, diciamo, a colpire quei nemici. Per l'Arabia Saudita il tema è simile. Ricordiamoci che quando cade Saddam, l'Iraq cade, diciamo, in Iraq governa una maggioranza sciita, abbiamo l'Iraq a maggioranza sciita, abbiamo l'Iran a maggioranza sciita, abbiamo un problema quindi di riequilibrio, diciamo, da parte di una potenza sunnita e del potere sunnita della zona. Per i sauditi ISIS è come quei cani rabbiosi al guinzaglio che si usano per spaventare i propri avversari, che a un certo punto ti scappa di mano e non riesci più a controllarlo, solo a quel punto si decide di abbatterlo. Uno dei capitoli più avvincenti del tuo libro è quando tu entri a Kobane. Corrado è stato il primo giornalista italiano a entrare a Kobane. Kobane è una cittadina, insomma, sulla frontiera, quasi sulla Turchia, è uno dei pochi comunque giornalisti occidentali, o uno dei primi. E quello che tu dici è che anche se in effetti era la frontiera con la NATO, perché la Turchia è un paese NATO, era una frontiera che, insomma, non era controllata per le ragioni che hai spiegato tu. Perciò secondo te questi paesi che forse prima più che ora, ma che comunque chiudevano un occhio verso ISIS, lo fanno per pragmatismo, o secondo te c'è anche un'ideologia che forse magari non hanno completamente in comune, ma che perdonano un po' di più? Ma io credo che le guerre si facciano per ragioni pratiche, territoriali ed economiche. Io credo che
È abbastanza impressionante quello che io ho visto a Kobane, perché voi dovete immaginare che Kobane è una, come dicevi tu, una cittadina che è a un chilometro dal confine con la Turchia. Tu dalle case di Kobane puoi guardare con un binocolo bene dentro le finestre, nelle case di Suruç, che è una cittadina della Turchia, quindi di un paese della NATO. È una porta dell'Occidente. Eppure, mentre dentro Kobane si combatteva una guerra spaventosa, fatta di teste mozzate, di kamikaze, di massacri efferati, l'esercito turco osservava la scena dalla collinetta, diciamo, antistante, e non permetteva né alle organizzazioni internazionali né ai giornalisti di entrare per andare a documentare questo massacro. Perché? Perché a Kobane c'erano i curdi siriani, quindi i nemici dei turchi, che si combattevano con l'ISIS. In fondo erano due soggetti che si eliminavano, provavano a eliminarsi a vicenda, e ai turchi in quel momento non conveniva intervenire. Quando io sono entrato a Kobane, ho fatto l'inviato di guerra per molti anni, ma non mi era mai capitato di arrivare in uno scenario di guerra così vicino all'Occidente, a un paese della NATO, e così tragicamente abbandonato da tutti. Tragicamente abbandonato da tutti. Voi dovete immaginare che quando io sono entrato a Kobane con un contrabbandiere, attraversando la frontiera di notte, tagliando un filo spinato e correndo in questa terra di nessuno, di poche centinaia di metri che collega la Siria alla Turchia, quando io sono arrivato, il mio telefonino trillava continuamente. C'erano magari dei miei amici che non sapevano ne fosse a Kobane, che mi invitavano a giocare a calcetto o andare a bere un aperitivo a Roma, perché tu sei sotto l'ombrello del 3G, sei in Occidente in tutto e per tutto, sei dentro, diciamo, le telecomunicazioni del mondo, ricevi le mail, le fotografie della tua famiglia, del tuo WhatsApp. Ma quando entri in quella zona, entri in una zona dove si uccide come si uccideva nel 1200, nel 1300, uno scenario spaventoso. Io non ho visto un solo medico, una sola Croce Rossa, un solo medico che aiutasse i feriti, che ricevesse aiuti appunto dalla Turchia. Era stato tutto lasciato abbandonato. Non solo, ma i curdi che si trovavano a Kobane mi raccontavano che erano loro a presidiare la frontiera con la Turchia, perché sostenevano di avere più volte visto mezzi imbottiti di tritolo entrare dalla Turchia a Kobane per andare a colpire i combattenti curdi. E allora, sai, quando tu vedi queste cose ti fai delle domande, dici: ma com'è possibile che questo stia accadendo nell'indifferenza più totale? Quando io parlo di falso nemico parlo di questo. Evidentemente l'ISIS non era interesse in quel momento di questi paesi combatterle, quindi abbiamo lasciato che come un cancro si estendesse. Poi naturalmente oggi ci troviamo in una situazione ben diversa. Io sono tornato da Mosul da pochi giorni, ma paradossalmente, diciamo, l'arretramento dell'ISIS oggi, magari ne parliamo dopo, crea un'altra serie di problemi. Quello che tu spieghi molto bene nel libro è l'evoluzione di ISIS e anche le differenze fra ISIS e il suo fratello maggiore, se così lo possiamo chiamare, Al-Qaeda. E c'è un capitolo e una storia veramente incredibile per chi non lo conoscesse, Camp Bucca, che praticamente era una prigione, e io l'ho a volte sentito descrivere come l'università dei jihadisti. Perciò era questa prigione in Iraq, che alla fin fine è diventata una concentrazione di tutti i jihadisti e membri prima di Al-Qaeda in Iraq e poi di quello che diventerà ISIS. Tu come hai visto l'evoluzione? Quale diresti tu sono le più grandi differenze tra Al-Qaeda e ISIS? Beh, diciamo che la principale differenza tra Al-Qaeda e ISIS è che in qualche maniera al-Baghdadi ha un'intuizione unica nella storia del terrorismo globale, che è quella di dare un territorio al terrorismo islamista. Al-Qaeda era un'organizzazione terroristica tradizionale, ve lo ricordate, Bin Laden viveva nelle grotte, faceva dei video amatoriali, le basi di Al-Qaeda erano nascoste. Che cosa fa al-Baghdadi? Raccoglie l'eredità di al-Zarqawi, che è il più sanguinario esponente di Al-Qaeda. Al-Zarqawi è il fondatore di Al-Qaeda in Iraq, è il primo, diciamo, colui che si inventa letteralmente i cosiddetti video sgozzamenti, cioè il primo sgozzamento in video, quello di Nick Berg del 2006, è ad opera appunto di Zarqawi. Zarqawi mediatizza il terrore
E Zarqawi teorizza che non soltanto gli americani, non soltanto gli occidentali e non soltanto gli eretici debbono essere uccisi, ma che debbono essere uccisi anche gli sciiti, in quanto apostati, in quanto facenti parte di una famiglia nemica e che nega la natura autentica dell'Islam. Ecco, Zarqawi rappresenta il punto di passaggio, la strategia di uccisione degli sciiti va contro quelli che erano invece le idee di Bin Laden, di Osama Bin Laden e di al-Zawahiri, e questo è un passaggio. Successivamente, quando arriviamo ad al-Baghdadi, alcuni anni dopo, al-Baghdadi ha questa intuizione incredibile: dobbiamo costruire uno Stato, dobbiamo costruire un'utopia territoriale che attiri, anziché mandare i terroristi in giro per il mondo a mettere le bombe, attiri i foreign fighters, i terroristi di tutto il mondo nella nostra terra promessa, in modo che costruiamo uno Stato e quindi rendiamo tangibile l'obiettivo dello Stato islamico, dello Stato il cui unico perimetro possibile è quello della Sharia. Ecco, questa è un'intuizione storica che ha al-Baghdadi e che ha, che ha funzionato per alcuni anni. Lo Stato islamico è uno Stato, anche se noi lo chiamiamo sedicente, no? Però è stato per qualche anno un vero e proprio Stato che aveva un esercito, aveva dei confini, si pagavano le tasse. Pensate che addirittura i camion che transitavano nel territorio dello Stato islamico per andare diretti a Baghdad dovevano pagare una specie di tassa per poter poi trasportare le merci a Baghdad. Quindi è un vero e proprio Stato con la polizia, con i magistrati, uno Stato del terrore naturalmente in cui non c'è alcuna libertà, ma un vero e proprio Stato. Ecco, questa è la principale differenza tra ISIS e Al-Qaeda. Dopodiché, naturalmente, questa grande utopia di al-Baghdadi però è difficile da sostenere a lungo, e infatti quello che io penso è che ISIS piano piano stia ritornando sulle orme di Al-Qaeda. Cioè Al-Qaeda, che era la casa madre del terrorismo e che sembrava scomparsa, sepolta da questa nuova entità terroristica più sanguinaria, sta tornando l'idea originaria appunto di un terrorismo nascosto, carsico, che non agisce più nello stato di utopia dello Stato islamico, ma si sguinzaglia nel mondo. Stoccolma è l'ultimo esempio, perché battuta sul piano territoriale recupera la sua pericolosità come terrorismo dei lupi solitari che colpisce in giro per il mondo. Ed è quello, tu nel libro dici, le guerre sono due e bisogna raccontarle entrambi, perché la sera del Bataclan, l'attacco a Parigi, tu eri all'aeroporto di Istanbul, se non mi sbaglio, sì, stavi per andare a Sinjar, in Iraq. Secondo te riusciamo a fare questo, quando dico noi media occidentali, o la realtà è che quando ci colpiscono a casa, che sia Stoccolma, Parigi, Londra, comunque insomma i nostri cugini europei o americani, comunque sono due pesi e due misure, e questo vuol dire che noi non riusciremo mai veramente a capire il potere di ISIS? Guarda, c'è un episodio che è un episodio che segna la mia vita, non soltanto professionale, ma anche personale, in modo molto forte, ed è un episodio che mi è accaduto quest'estate. Io quest'estate, a luglio, per completare il libro, sono partito per l'Iraq, ed è stata l'unica volta in cui ho potuto viaggiare un po' più a lungo, perché tutti i miei viaggi sono assurdamente compressi, perché facendo io Piazza Pulita parto tipo il venerdì mattina, torno il mercoledì notte, facendo questi viaggi folli, no? Per cercare di girare, montare e poi andare in onda, magari invitando personaggi che non c'entrano nulla, no? Con i miei viaggi, quindi vivendo una schizofrenia professionale che prima o poi dovrò affrontare con uno psichiatra. Però al di là di questo, invece a luglio sono partito perché volevo vedere Baghdad, come era diventata, no? E a parte che Baghdad è veramente il segno, l'emblema del nostro fallimento, no? Perché è una città devastata non in questo caso dalla guerra, ma da quello che è accaduto dopo, la guerra, dell'invasione americana in Iraq. È una città completamente disseminata di checkpoint, perché tu arrivi,
con la macchina, 500 metri, checkpoint, cane antiesplosivo, guardia che ti fa scendere, controllo dei bagagli, controllo dell'impronta digitale dell'autista iracheno, si riparte, 500 metri, cane, guardia, impronta digitale, 500 metri, cane, guardia, impronta digitale. Tutto questo in una città da 8-9 milioni di abitanti, completamente paralizzata in quest'estate a 50 gradi, e con dei muri che mi ricordano quelli di Betlemme, della Palestina, dei muri di cemento che separano i quartieri sciiti da quelli sunniti, perché i quartieri sciiti sono sistematicamente martellati dalle autobomba dell'ISIS, perché appunto gli sciiti vengono colpiti dall'ISIS, quelli dell'ISIS sono sunniti. Ecco, in questo quadro terribile, una notte io ero in albergo, eravamo appena tornati da Fallujah, che era appena stata riconquistata dall'esercito iracheno nei confronti dell'ISIS, quando su Twitter vedo la fotografia di un centro commerciale in fiamme, vedo proprio una foto appena postata, è appena accaduto. Usciamo dall'albergo, prendiamo il pulmino, corriamo, seguiamo letteralmente l'odore del fumo, di qualcosa di bruciato, della plastica bruciata, e arriviamo a circa 2-3 chilometri dall'albergo dove ci trovavamo, in linea d'aria, c'era stato un attentato dell'ISIS in un quartiere sciita che si chiama Carrada. Allora, questo camion imbottito di esplosivo era esploso al centro di una strada, di fronte c'erano due centri commerciali che erano stati completamente dilaniati dall'esplosione. Era mezzanotte, noi siamo arrivati tre quarti d'ora dopo l'esplosione. A mezzanotte, essendo quello il tempo del Ramadan, era il momento di maggiore affluenza di persone nel centro commerciale, perché durante il Ramadan le persone di giorno riposano in casa, non mangiano, non escono, e poi la sera escono, portano i bambini, vanno a fare lo shopping, vanno al ristorante. Mezzanotte è l'ora dell'uscita. C'erano centinaia di persone dentro questi centri commerciali. Quando io sono arrivato, non c'era nessuna telecamera, c'eravamo solo noi, e io ho letteralmente camminato sulla poltiglia umana, perché il camion bomba bruciava ancora, c'erano le fiamme, e c'erano i corpi, quello che rimaneva dei corpi, dei cadaveri sotto le nostre scarpe. C'era questo odore di carne bruciata, di carne, scusate il termine, ma quando esplode un'autobomba o un camion bomba è così, come se ci fosse della carne fritta, bruciata, che sfrigola in giro. E c'era la gente che piangeva, che si buttava dentro queste macerie per cercare di capire se c'era qualcuno dei propri cari lì, no? E a un certo punto pensate che io avevo uno zaino sulle spalle e a un certo punto sono stato preso da due poliziotti che mi hanno sbattuto contro un muro, e sono stato circondato da una folla di persone inferocita che volevano picchiarmi, forse linciarmi, perché pensavano che io fossi un kamikaze. Perché dovete sapere che quando esplode un'autobomba, l'ISIS di solito fa così: esplode un mezzo, un'autobomba, arrivano i soccorsi, arrivano i familiari, a quel punto c'è tanta folla, arriva un kamikaze con uno zaino e fa altre vittime facendosi esplodere. Pensavano che io fossi forse uno di questi, ho iniziato a parlare in italiano, ho tirato fuori il passaporto per fargli capire che ero un giornalista, e insomma però ho capito il grado di tensione e di terrore che c'era nell'aria. Ecco, io sono rimasto due giorni tra quelle macerie a raccontare le storie dei familiari che cercavano i loro cari, ma dovete sapere che quando esplode una bomba non rimane niente di più grande di un'unghia, o di un mignolo, di un dito, di un corpo umano. Ecco, una mamma a un certo punto è venuta verso la nostra telecamera e portava accanto a sé, con il braccio, un ragazzo di 20 anni, e ha iniziato a gridare contro di me, a dire: cosa ci fate qua voi occidentali? Perché voi occidentali, quando vi si ammala il gatto, non ci dormite la notte e lo portate al veterinario, e quando invece muoiono i nostri ragazzi siete così indifferenti? Lo sapete che ogni giorno ci sono bombe così, che ogni giorno muoiono da noi ragazzi di 20 anni? Guarda com'è bello questo mio figlio. Questo era il fratello di un figlio che l'aveva perso in questo attentato, e mi prende questa faccia di questo ragazzo e me la porta davanti alla telecamera per farmi vedere come sono belli i loro figli, i loro ragazzi, no? E questo ragazzo mi dice che vorrebbe venire via con me, che non vuole più rimanere in quell'inferno. Ecco, io sono rimasto due giorni tra queste persone disperate. A un certo punto è arrivato un vecchio e mi ha detto: finché voi non capirete quello che stiamo soffrendo noi, noi continueremo a odiarvi, continueremo a considerarvi responsabili di quello che succede.
Perché se voi non riuscirete a provare dolore per quello che accade a noi, sofferenza per la nostra gente, il dolore si ritorcerà contro di voi. La notte stessa dell'attentato di Carrara ho telefonato a Roma a un mio autore, Vittorio Zincone, la trasmissione di Piazza Pulita non era più in onda. Ho detto, ho delle immagini sconvolgenti ed esclusive. Facciamo uno speciale sulla 7, raccontiamo questa terribile strage. Vittorio mi ha detto, certo è una cosa gravissima, aspettiamo domani i giornali, vediamo, sicuramente ci saranno dei titoli importanti su questo. Il giorno dopo la notizia di Carrara era a pagina 10 o 20, era un trafiletto così sui giornali, perché in prima pagina si parlava dei poveri italiani che erano stati sgozzati in Bangladesh, a Dhaka. E allora lì ho capito che anche da morto devi avere il passaporto giusto per essere ricordato sui giornali europei. E in quella strage di Carrara, di cui probabilmente nessuno di voi sa niente, c'è qualcuno che sa della strage di Carrara, della strage di Carrara, dite la verità, quanti? Uno, due persone, tre? Ha fatto 324 morti, moltissimi bambini, tutti musulmani, non ne ha parlato nessuno. Ecco, allora io penso che quando tu mi dici delle due guerre, che non c'è soltanto la guerra di Stoccolma, non c'è soltanto la guerra a Westminster, non c'è soltanto la guerra al Bataclan, c'è una guerra che tutti i giorni colpisce persone inermi in quei paesi, nell'indifferenza più totale, che se noi non saremo capaci di comprendere davvero la sofferenza e il dolore di quelle persone, non riusciremo a sconfiggere il terrorismo. Se posso aggiungere una cosa da giornalista di Al Jazeera, spesso la gente pensa che Al Jazeera è dall'altro punto di vista, come se fossimo la parte di islamisti o altro, ma la realtà è che credo che i miei capi abbiano sempre pensato che ci fosse bisogno di un canale in inglese, perché noi invece ovviamente abbiamo fatto tantissimo su Carrara, abbiamo anche fatto sugli italiani che sono stati... Sì, c'era Al Jazeera, ricordo c'era CNN per esempio, sì, ma non, in Italia questo interessava molto poco, devo dire. Devo dire però forse non so, perché CNN sono sicura che era CNN International più che CNN, cioè anche in America, ci sono pochi paesi veramente che guardano il mondo, forse l'Inghilterra, un po' la Francia, però quello che ho trovato molto interessante quando tu parli di Carrara è si sente veramente quanto ti abbia colpito. È un'esperienza sconvolgente. E l'altra cosa che tu hai detto che ti ha sorpreso quando eri lì è che sì, la gente era molto arrabbiata, però che tu vedevi molto della loro rabbia anche diretta verso al loro governo, che non è riuscito a mantenere un posto come quel centro commerciale sicuro, che è arrivato solo un camion dei pompieri, mi hai detto quattro, mentre ovviamente ce ne sarebbe bisogno di tanti di più. Perciò credo che tu hai mostrato la complessità comunque del popolo iracheno e della loro rabbia. Ma secondo te loro danno la colpa per questo governo che non funziona sempre all'Occidente? Beh, diciamo che l'Occidente non è ben voluto lì, nel senso che loro hanno visto che l'invasione americana non ha portato una democrazia che però è una democrazia che non funziona, che si nutre di corruzione, di ingiustizia. Insomma, dovete anche immaginare che poi quando è arrivato un governo, perché dovete sapere che in Iraq c'è una maggioranza sciita che però era, diciamo, non contava niente quando c'era Saddam che si circondava, diciamo, di sunniti e di la classe dirigente era quella dei sunniti. Ecco, quando gli sciiti hanno preso il potere in Iraq è cominciata anche una politica settaria nei confronti dei sunniti, è cominciata una guerra civile strisciante, revanchista nei confronti di coloro che venivano considerati gli oppressori, no? O i complici di Saddam. Ecco, la gente del posto è innanzitutto arrabbiata per le miserabili condizioni economiche del paese, ed è arrabbiata per l'alto tasso di corruzione perché non si sente protetta. Poi naturalmente, infatti, lì a Carrara è arrivato a un certo punto il premier iracheno ed è stato preso a pietrate, è dovuto andare a scappare rapidamente con il suo convoglio perché non è stato in grado di scendere, sennò le persone lo avrebbero assalito. C'è una grande paranoia, ma la cosa che mi ha più impressionato è che le persone non erano piene di rabbia verso l'ISIS, Non la nominavano nemmeno, io non so se fosse più per paura o per altro, se la prendevano con il governo, cioè loro se la prendono con coloro che hanno la responsabilità di proteggere le loro vite e di cambiare le cose, no? Cioè uno Stato sano è in grado di difendersi dal terrorismo, no? Uno Stato non corrotto è in grado di difendersi dal terrorismo. In fondo, se in Iraq c'è una corruzione così forte, c'è una miseria così forte, l'ISIS
continuerà a rinascere in mille forme diverse, no? Io sono stato a Mosul, sono tornato 2 settimane fa e ho visto, diciamo, un po' la fine di questa guerra nei confronti dell'ISIS che resiste nel centro della città. Ma tu sai, Barbara, che tantissime persone che sono scappate da Mosul, che io ho intervistato nei campi profughi, anche loro non attaccano molto l'ISIS. Hanno un po' per paura, ma un po' anche perché in qualche maniera ti rendi conto che la situazione miserabile in cui si trovano richiede delle risposte da parte della politica e del governo. E se queste risposte non arriveranno, è evidente che questa gente disperata diventerà massa di manovra dei prossimi terroristi. Quindi alla fine è la politica che ha la responsabilità di cambiare le cose, sono i governi che lo devono fare e dobbiamo essere noi ad aiutare queste democrazie in qualche maniera a farlo, no? Anziché, diciamo, abbandonarle poi cinicamente al loro destino, perché poi secondo me c'è una doppia responsabilità nell'esplosione dell'ISIS, Bush e l'invasione dell'Iraq, ma anche il ritiro repentino di Obama. Quando Obama abbandona l'Iraq in quel modo, lasciando le caserme piene di armi, in uno stato in piena guerra civile, in cui l'esercito iracheno è già corrotto e pronto a voltare le spalle al governo per arruolarsi in parte nell'ISIS, hai consegnato all'ISIS un pezzo dell'Iraq. Ecco, questi sono, diciamo, gli errori e il cinismo dell'Occidente nei confronti di questi paesi, per come l'ho visto io da osservatore lì. Il terrore, non ci siamo mai veramente ripresi dalla guerra in Iraq, la seconda. Per questo molte volte l'Occidente non ha avuto azioni. Quando tu, insomma, vai in posti come Carrada, o non solo Carrada, quando tu hai visto le vittime yazidi e parlato con le ragazze, poi torni in Italia e come dici, torni in Italia e vedi che Carrada è a pagina 10 del giornale, o vedi quello che tu hai descritto come un selfie nazionale dove tutti i programmi TV parlano della nostra politica nazionale, cioè come ti senti? Perché tu ovviamente, sai, tu hai questa doppia personalità professionale in cui sei conduttore ma anche corrispondente, vai in questi posti, vivi sulla tua pelle il terrore, la paura e il dolore di questa gente e poi magari torni, questa non è un'accusa solo all'Italia ma in generale, e poi magari non riesci neanche a fare il programma e a far vedere quelle immagini, come ti fa sentire da giornalista, da uomo? Ma intanto, diciamo, da cittadino, per esempio quando sono tornato da Kobane è stata un'esperienza molto forte, perché io a Kobane ho visto ragazzi di 16, 18 anni, 20 anni morire, e c'è questo ragazzo di 20 anni a cui io chiedo perché stava combattendo, no? Questo piccolo soldato curdo siriano di Kobane, e lui mi ha detto per la libertà e per la democrazia, no? E me l'ha detto come la cosa più naturale del mondo, perché le cose per cui noi combattiamo, i nostri nonni hanno combattuto, no? Sono stati questi, la libertà e la democrazia, no? Contro il fascismo, contro il nazismo. Ecco, tornare in Italia, no? Con ancora queste parole nelle orecchie, nella testa, e doversi occupare di mafia capitale, per esempio, come è accaduto quando sono tornato da Kobane, cioè capire come alla fine le vittime delle guerre, del terrorismo, cioè i profughi, diventavano carne da soldi per gentaglia che si era infiltrata nelle istituzioni della nostra capitale, mi ha dato un senso come cittadino di disperazione, no? Innanzitutto perché, appunto, per il grado di corruzione del nostro paese e per quanto parole come libertà e democrazia abbiano spesso perso senso, dandole per scontate abbiano perso senso, invece ho capito quanto sono ancora importanti e quanto bisognerebbe onorare queste parole. E, da giornalista è difficile, nel senso che è un problema di settarsi, switchare il cervello, spegnere un interruttore e accendere un altro. Io non sono di quelli che dicono che le cose nazionali non siano importanti, le cose nazionali italiane sono molto importanti. Però ecco, per esempio, ieri ho fatto una puntata in cui abbiamo parlato della Siria, sfidando come sempre le curve dello share, perché in Italia occuparsi di esteri significa fare sempre un doppio carpiato sperando di sopravvivere, no? Di sopravvivere appunto alla curva dell'Auditel. Però ecco, poi hai la soddisfazione di renderti conto il giorno dopo, cioè oggi, che quello di cui abbiamo parlato è importante, è centrale, e piano piano penso che il pubblico italiano stia capendo anche un pochino, grazie a noi, per quel piccolo che stiamo facendo noi a livello televisivo,
che i grandi temi sono tutti interconnessi, che occuparsi della guerra significa occuparsi del tema dei profughi, occuparsi del tema dei profughi significa occuparsi di questioni che riguardano la nostra politica interna, che riguardano il prossimo assetto politico dell'Italia e dell'Europa e quindi cose che ci toccano sul pianerottolo di casa. Ecco, quindi penso che lo sforzo più importante sia quello di far entrare, diciamo, la politica estera dentro le nostre case e far capire che è strettamente interconnessa appunto con la nostra vita quotidiana. Quello che mi ha colpito è che anche a fine programma tu hai parlato del velo islamico, c'era l'imam di Lecce, perciò anche portare quella dimensione dell'Islam in Europa. C'è una frase che tu usi nel libro che mi ha colpito molto, dove parlando degli attacchi terroristici in Europa, tu parli dell'islamizzazione del radicalismo e praticamente dici che questi giovani uomini per lo più che attaccano, che sia Westminster, che sia Parigi, che sia in Belgio, usano l'Islam quasi come scusa, o insomma sia che non è veramente diretto da ISIS. Parlacene un po', e anche secondo te come si può, perciò se ora stiamo parlando della guerra in Medio Oriente, come invece possiamo cercare di vincere questa guerra che sempre di più ci stiamo trovando in Europa, Stoccolma essendo l'ultimo esempio. Islamizzazione del radicalismo significa che oggi noi abbiamo una generazione di scontenti, una generazione di incazzati, una generazione di arrabbiati che possono diventare vittima dell'islamismo, del fondamentalismo islamico e che possono apprendere molto rapidamente in quella grande moschea digitale che può essere il web i rudimenti dell'Islam radicale e del salafismo. Oggi diciamo col tramonto delle grandi ideologie e con la crisi dei partiti magari un ragazzo che negli anni 70 avrebbe abbracciato il mitra nelle Brigate Rosse oppure nelle Brigate Nere, chiamiamole così, nell'estremismo di destra, oggi magari può trovare attraente appunto l'arruolamento nell'ISIS. In fondo quello che sta accadendo con questi lupi solitari, magari scopriremo che anche questo di Stoccolma è uno di loro, sicuramente lo era quello di Nizza che con il tir ha ammazzato più di 80 persone sulla Promenade des Anglais. Ecco, queste sono persone disintegrate che trovano diciamo una cornice ideologica valoriale che in qualche maniera nobiliti, mi si passi tra virgolette, il loro gesto terribile, no? Gli dà appunto una cornice valoriale di valori folli, deliranti, ma comunque dei valori forti. Ecco. ISIS offre dei valori forti e questo è quello che noi dobbiamo contrastare offrendo, diciamo, secondo me, a una generazione di ragazzi che spesso sono nati in Europa e che sono figli di immigrati, quindi sono immigrati di seconda, addirittura di terza generazione, offrire a loro la possibilità di vivere davvero come dei cittadini europei. Quindi io non voglio fare qui del buonismo e so benissimo che esistono terroristi che lo sarebbero comunque, esistono terroristi di buona famiglia e che non sono affatto dei dropout delle periferie, lo so benissimo, ma se guardiamo spesso invece nel curriculum dei terroristi ci sono storie di disintegrazione, di piccola criminalità comune, di incapacità di trovare il lavoro, c'è la negazione del denaro e del posto di lavoro come possibilità di ascesa sociale. Un tempo chi veniva da fuori, dal Marocco, dall'Algeria, dalla Siria, trovava in Europa la possibilità di avere un lavoro, di comprarsi una casa, di comprarsi un'automobile, di sposarsi, di fare dei figli e di ascendere socialmente nella scala. Con la crisi economica, con questa possibilità di crescita economica e sociale è spesso negata e quindi il terrorismo ne approfitta. Lasciami dire una cosa sul falso nemico. C'è un altro falso nemico nel libro. Il falso nemico, secondo me, i falsi nemici sono i profughi. Cioè quelli che noi vediamo come possibili vettori del terrorismo, a mio parere, potrebbero essere i nostri primi alleati. Cioè io penso che persone che scappano dalla Siria, dall'Iraq, ma anche dall'Afghanistan e che attraversano incredibili pericoli, spesso con un bambino per mano e una moglie e un bambino per mano, è probabilmente una persona pronta ad abbracciare i principi occidentali, della democrazia e può essere un nostro alleato, diciamo, per arginare il fondamentalismo. È per questo che penso che lo scontro di civiltà
i divieti, le leggi liberticide, il trumpismo, se vuoi, ecco, siano a mio parere un viatico del terrorismo, un pericoloso viatico appunto al terrorismo. Noi non possiamo pensare soltanto di costruire muri, di avere paura del diverso, di fare leggi liberticide e xenofobe per difenderci dal pericolo del terrorismo. Dobbiamo utilizzare le persone per bene che hanno voglia di integrarsi per usarle come scudo contro il terrorismo e il fondamentalismo. E parlando di integrazione, in Europa vediamo due modelli, cioè il modello britannico e il modello francese. Modello britannico dove praticamente tu puoi vivere come vivevi nel tuo paese, però nel Regno Unito, rispettando le leggi del paese, ovviamente. Il modello francese, invece, che vediamo molto, ad esempio, il divieto del velo nei luoghi pubblici, dove invece devi fare più parte e assimilarti di più. Secondo te quale dei due sistemi starebbe meglio in Italia? Perché ora come ora l'Italia è un po' una via di mezzo. Ma noi siamo sempre una via di mezzo, no? Noi viviamo nelle vie di mezzo. In fondo questa credo che sia anche un po' la forza dell'Italia, no? Quella di, in fondo, di essere un paese abbastanza tollerante, no? delle diversità, ma forse che non riesce però mai a costruire un sistema, diciamo, completamente chiuso e funzionale. Non so, a me personalmente, devo dirti la verità, piace più il modello inglese. Quando io arrivo a Londra mi sento cittadino del mondo e mi piace l'idea che ci siano persone che possano portare i loro simboli religiosi liberamente. Naturalmente non mi piace affatto una donna che cammina col burka seguendo il marito, diciamo, a distanza. Non mi può far piacere, è un'immagine che mi fa orrore, ma mi pongo il problema se sia giusto vietarlo, soprattutto se sia utile vietarlo, no? Così come penso che, non so, c'è stata una battaglia che io considero abbastanza ridicola in Francia, che è stata quella sul burkini, no? Sapete cos'è il burkini? È il costume integrale che le donne, diciamo, delle famiglie molto tradizionali islamiche dovrebbero, secondo i loro mariti, indossare per fare il bagno, per non mostrare parti nude del proprio corpo. Beh, chiaramente il burkini è una cosa abbastanza ridicola e fa anche abbastanza arrabbiare, ma alcuni sindaci francesi hanno provato a vietare questi costumi, per cui abbiamo visto queste fotografie di questa donna in burkini circondata da tre poliziotti sulla spiaggia di Cannes, trattata come se fosse una, non so, una rapinatrice, una pericolosa omicida. In realtà io penso questo, che se l'Occidente rinuncia ai propri principi liberali è morto, è finito. Io penso che se soltanto una donna su 10.000 decidesse di mettere il burkini perché le va e non perché le ha imposto suo marito, anche una su 100.000, e noi glielo impedissimo, violeremmo un principio di libertà e un principio delle democrazie liberali che invece ci è molto importante che noi possiamo conservare. Così come trovo insopportabile l'idea, che un po' ipocrita, dei francesi di dire, molto bella, diciamo, da un punto di vista ideale: tu non sei musulmano, tu non sei ebreo, tu non sei cristiano, tu sei francese. Infatti in Francia non si censiscono i musulmani, non si censiscono gli ebrei, siamo tutti francesi. Il problema è che quando poi tu in realtà sei francese a parole ma non sei francese nei fatti, ti incazzi. E quando tu sei francese, per modo di dire, ma nelle banlieue più schifose della Francia ci vivono soltanto i musulmani, c'è qualcosa che non funziona nella dottrina dell'integrazionismo francese. Ecco, da questo punto di vista trovo allora più onesto e più giusto il sistema inglese. Ok, sono d'accordo. Sei d'accordo? Non mi ricordo, per Al Jazeera sono andata in Belgio un paio di anni fa, quando il Belgio ha vietato il niqab, perciò arriviamo lì con la troupe pensando, vabbè, andiamo in una zona islamica, non abbiamo trovato, perciò andiamo in giro con la macchina per 3 ore e non abbiamo trovato nessuna donna che si coprisse il viso. E siccome, sai com'è, devi tornare a casa con il pezzo, perciò allora ho chiamato una delle organizzazioni islamiche e ho detto, guardi, ci dispiace, di solito non mi piace fare queste cose perché di solito devi filmare quello che trovi, però conosci una donna che si copre il viso, così le possiamo fare un'intervista e chiederle cosa pensa della nuova legge. E ne hanno trovata una che era 21enne del Sud America, nata cristiana, convertita tipo 3 mesi prima, che si è messa Quindi era ancora nell'entusiasmo della conversione. Infatti, non si era rotta le palle del niqab. Però è anche molto interessante vedere come sia in Medio Oriente, e a volte anche in Europa in maniera diversa, mentre magari
50, 60 anni fa, tante donne non si velavano. Io vado a casa delle mie amiche egiziane e vedo le foto delle loro zie, delle loro mamme negli anni 50, 60 e sembrano le mie zie in Sicilia, perciò vestite alla maniera del tempo, sembrano dell'Europa del Sud, mentre invece ora è molto più comune velarsi e per quanto spesso è sicuramente libera scelta, ci sono anche delle pressioni sociali. Allora, tra poco, se qualcuno ha delle domande per Corrado, gli faccio io una ultima mia. L'ISIS sta perdendo sul territorio. Secondo te che impatto avrà sia in Europa e sia in Siria? L'ISIS sta perdendo e credo che perderà, anche se la battaglia è molto più complicata di come come si pensi. Mosul non è ancora stata conquistata, la battaglia di Raqqa non è ancora cominciata, però quello che io penso è che ci sarà una sconfitta dell'ISIS come Stato, come entità territoriale. Come dicevo, si trasformerà in un brand terroristico. La cosa che ci racconta il Fatto di Stoccolma, probabilmente di oggi, anche se ancora i dettagli non li sappiamo, quindi andiamo un po' a spanne, ma che ci racconta Westminster, per esempio, è che questo brand è in grado di accendere, diciamo, queste cellule dormienti, questi pazzi, questi lupi solitari, che non hanno un legame organizzativo con ISIS, non ricevono ordini da ISIS, ma appunto nobilitano il loro gesto, gli danno una cornice ideologica, hanno un legame ideologico valoriale con l'estremismo dell'ISIS. La cosa che penso è che si tornerà a un terrorismo molecolare, molto diffuso, e la cosa che è abbastanza impressionante è che questo utilizzo dei tir, dei camion, delle automobili è molto difficile da contrastare, praticamente impossibile. In fondo una delle principali armi delle intelligence occidentali è quella di tracciare il traffico delle armi, l'acquisto degli esplosivi, anche l'acquisto di ingredienti che servono a farsi gli esplosivi in casa, no? Tutto questo, diciamo, entra, diciamo, dentro gli strumenti di controllo dell'intelligence, ma un camion, un'automobile no. E quindi questo sistema, che è un sistema che è stato invocato dallo sceicco al-Adnani prima di essere ucciso, che era, diciamo, il responsabile delle operazioni estere dello Stato Islamico, è un sistema molto preoccupante. Nello stesso tempo non credo che ci sia molto più da fare che appunto investire in sicurezza e in intelligence, ma anche continuare a vivere la nostra vita, perché appunto cedere da questo punto di vista a un'ossessione securitaria ci farebbe semplicemente morire prima, appunto, come democrazie liberali, e quindi questo credo che sia inaccettabile. Grazie. Ora, se qualcuno ha delle domande, allora c'è, ecco, il microfono. Domande relativamente corte, abbiamo una decina di minuti, grazie. Salve, buonasera. Volevo fare qua una domanda su Kobane. Perché secondo voi John Kerry ad un certo punto della battaglia ha cambiato idea a livello strategico e ha deciso di mandare aiuti ai curdi con l'aiuto di droni, ed è questo che ha permesso poi ai curdi di riconquistare parte del cantone? E poi perché anche Erdogan ad un certo punto ha permesso ai curdi iracheni di entrare attraverso l'est siriano e di aiutare sempre a Kobane? Cioè, c'è stato a un certo punto un cambio di rotta rispetto a certe intenzioni per quanto riguarda Kobane, cosa che non è avvenuta, per dire, in altre città e in altri punti in cui i curdi hanno combattuto contro l'ISIS o i siriani hanno combattuto contro l'ISIS. C'è stato un incremento. Quando io sono entrato a Kobane era la notte tra il 3 e il 4 di dicembre del 2014 e la battaglia infuriava. In realtà c'erano già i bombardamenti, c'erano i droni e i caccia della coalizione anti-ISIS che colpivano, però diciamo che questi caccia servivano a cauterizzare, a bloccare l'avanzata dell'ISIS. Credo che l'incremento dei mesi successivi, diciamo da gennaio a febbraio, sia avvenuto perché ci si è resi conto che quella era una battaglia molto importante da vincere, perché diciamo la presa di Kobane avrebbe saldato una lunga striscia, diciamo, dell'ISIS di controllo lungo la frontiera turca, poi perché era diventata una battaglia simbolica, diciamo, una battaglia del coraggio contro la paura, la prima battaglia in cui davvero l'ISIS non riusciva
a vincere rapidamente, ma appunto era fortemente contrastata. Ricordiamoci anche che è dell'inverno del 2015, sono dell'inverno del 2015 i primi attentati in Occidente, Charlie Hebdo, non mi ricordo, gennaio o febbraio del 2015, per cui in quel momento quando ISIS colpisce in Francia, colpisce il jet russo di Metrojet che parte da Sharm el Sheikh, cioè quando ci rendiamo conto che ISIS non si accontenta, non è una guerra tra musulmani che si ammazzano tra di loro, ma è una guerra che minaccia il nostro stile di vita, si incrementa la risposta, diciamo, e si, in qualche maniera si aiutano di più i curdi, e infatti è proprio in quel periodo che si cominciano ad armare più seriamente i curdi. Nel viaggio che io ho fatto diciamo in corrispondenza del Bataclan, quindi diciamo nel 2015, nell'autunno del 2015 a Sinjar, ho trovato che i curdi erano molto meglio armati e molto meglio organizzati rispetto all'anno precedente, e viva Dio avevano deciso di bombardare la Highway 47, cioè la strada che collegava Raqqa a Mosul e che era stata lasciata indisturbata all'ISIS come diciamo via di collegamento, in modo incredibile, perché o per ignoranza o per assurde complicità con l'ISIS, ecco, si era deciso di interromperla. Ecco, in quel momento si capisce che ISIS va fermata, cioè che il cane sanguinario e rabbioso è sfuggito al guinzaglio dei suoi padroni o di chi pensava di poterlo gestire e controllare. Altre? Sì, buonasera. La mia domanda riguarda la Russia. Lunedì c'è stato un attentato a San Pietroburgo e sono morte una decina di persone circa. Le autorità tedesche si sono rifiutate di illuminare la porta di Brandeburgo con la bandiera russa. A me non è mai stata molto chiara la motivazione. Al contrario però di quello che è successo con gli altri attentati, cioè dopo gli attentati in Francia, in Belgio, l'ultimo a Londra, c'era stato in diversi monumenti di tutto il mondo una condivisione o comunque una compassione per il dolore dei morti in quelle nazioni. Eppure però, malgrado tutte le nostre critiche, possono essere giuste come no, insomma, cioè è sempre una questione di opinione, verso la Russia e tutte le sue politiche del presidente Putin, per esempio, cioè, è sempre stata, come dire, volta a dialogare con noi anche nel contesto della guerra in Siria. Per esempio, dopo l'attentato a Parigi, in una delle bombe dei caccia c'era scritto "Za Parigi", per Parigi, quasi indicare una vendetta contro un nemico comune. Cioè, in un certo senso, combatte anche la Russia combatte il terrorismo, e combatte il terrorismo da molto più tempo, perché già con la prima e la seconda guerra cecena, poi c'erano stati gli attentati del teatro Dubrovka, la strage a Beslan, si trova a che fare da moltissimo tempo con il terrorismo islamico, a che fare con questo nemico interno ed esterno. E so tra l'altro che lei comunque mantiene delle posizioni molto critiche verso Putin, l'hanno potuto notare la settimana scorsa nella sua trasmissione quando ha intervistato Di Battista. Però forse quello che dice Di Battista, dice: noi non siamo pro Putin, però diciamo, c'è forse la necessità, tutto sommato, malgrado le nostre critiche, perché quella può essere la Siria, l'Ucraina, forse tutto sommato c'è la necessità di dialogare con la Russia e con Putin per risolvere questo conflitto. Guardi, io non divido, non credo che in guerra si possano dividere facilmente i buoni e i cattivi. Io semplicemente critico Putin per un motivo molto preciso, che io ritengo che Putin abbia partecipato a uno spaventoso massacro di civili ad Aleppo So che anche su questo diciamo viaggiano ipotesi molto fantasiose sui social network, sul web, ma ormai diciamo ognuno è titolato a dire il cavolo che gli pare, diciamo, no? Insomma, quello che io rimprovero a Putin è un grande cinismo sulla questione di Aleppo, di aver, diciamo, di essersi affiancato ad Assad in un martellamento, a dei bombardamenti martellanti su Aleppo Est che hanno provocato tantissimi morti civili. Questa è la mia critica a Putin. Dopodiché sono assolutamente d'accordo con lei sul fatto che Putin è comunque assolutamente essenziale alla realizzazione della pace, quindi non possiamo non parlare con Putin, questo è assolutamente necessario. Però da qui a considerarlo un benefattore dell'umanità, se lei sa, io capisco anche le ragioni della politica, però è difficile quando vedi i bambini dilaniati. Io ho visto tante immagini,
tanti bambini massacrati ad Aleppo, dilaniati dalle bombe scaricate dall'alto, dai bombardamenti di Assad e dei MiG russi. È difficile poi, sa, dopo aver visto tutto questo, dire però Putin ci dobbiamo parlare perché le nostre imprese hanno bisogno di lavorare con la Russia. Sì, va bene, lo capisco, però mi fa anche un po' schifo, capito? Cioè, lo capisco, ma mi fa un po' schifo. E diciamo, siccome mi sento libero di esprimere questi sentimenti, capisco la ragion di Stato, ma come essere umano mi indigna un po'. Tutto qua. Abbiamo tempo per un'altra domanda. Là dietro. Qua. Scusa, c'è un microfono? Qua. Puoi alzarti per piacere? Scusate. Allora, io ho una domanda. Prima lei ha paragonato l'ISIS ai nazisti e ha parlato del fatto che questi mediatizzano l'orrore. Come crede che si sia arrivato a questo? Beh, grazie a straordinarie conoscenze e sapienze occidentali, perché ISIS deve grandissima parte del suo successo, diciamo, militare e il successo della sua strategia del terrore a una straordinaria operazione di propaganda sui media e sul web, utilizzando filmmaker, montatori, autori televisivi e cinematografici. I filmati, i documentari di propaganda dell'ISIS sono realizzati con, diciamo, citando letteralmente il linguaggio di Steven Spielberg, dei grandi film d'azione americani, dei grandi war games tipo Call of Duty, i giochi sparatutto, insomma. Quindi c'è un chiaro riferimento, diciamo, al linguaggio occidentale. Ci hanno rubato l'immaginario e l'hanno utilizzato contro di noi. Ma poi c'è qualcosa di più, e con questo magari chiudiamo il nostro incontro. Voglio raccontarvi questa cosa che a me ha colpito molto. Come funziona la propaganda dell'ISIS? Come fa ad arrivare così capillarmente? Attraverso internet, giusto? Senza internet non ci sarebbe la propaganda dell'ISIS. E allora uno si domanda, ma internet chi glielo dà all'ISIS? Perché poi siamo in zone devastate, in zone di guerra. Come fa internet? Allora, voi dovete immaginare tre grandi aziende mondiali. Una si chiama Eutelsat, è compartecipata da Cassa Depositi e Prestiti francese per il 26%, quindi è in parte dello Stato francese. Una si chiama SES, una si chiama Avanti, sono tre grandi società europee che mandano in orbita satelliti delle telecomunicazioni, investendo 300-400 milioni di euro per ognuno di questi satelliti, che resta in orbita e funzionante per circa 15 anni. Questi satelliti vengono messi in orbita e poi, diciamo, queste grandi società cedono, affittano, diciamo, porzioni di questo satellite, quindi porzioni di traffico internet, a dei grandi distributori. Questi grandi distributori internazionali a loro volta si relazionano con piccoli distributori locali. Allora voi dovete immaginare che a un certo punto un signore con una barba lunga passa il confine della Siria, lascia Raqqa, attraversa il confine, arriva nel bazar di Antiochia in Turchia, va in un bugigattolo del bazar di Antiochia e si compra un piccolo decoder e una parabola e se le porta a casa sua a Raqqa. Questo signore non è naturalmente un cittadino qualunque di Raqqa, perché a Raqqa se ti trovano con un telefonino con internet ti sgozzano all'istante e sul posto, ma i capi militari e politici dell'ISIS hanno internet per realizzare questi strumenti di propaganda e comunicare. Questo signore si prende la parabola, se la monta sul tetto della sua casa a Raqqa, non solo, ma poi deve parlare col distributore di Antiochia, col signore di Antiochia, e deve comunicare le coordinate GPS del posto dove mette la parabola. E solo allora gli viene attivato il collegamento internet con cui lui poi comunica. Tutto questo non soltanto è conosciuto dai distributori e quindi in ultima istanza dalle grandi società dei satelliti di telecomunicazione, ma queste società di satelliti di telecomunicazione hanno la possibilità di spegnere queste comunicazioni. Non lo hanno fatto. Non lo hanno fatto, quindi siamo stati noi a fornire gli strumenti a ISIS per comunicare via internet. Perché lo abbiamo fatto?
le opzioni sono varie. Diciamo che la più benevola è che era uno strumento per controllare le loro posizioni e il loro traffico internet, per poterli spiare. È possibile. Certamente, diciamo, la lotta al terrorismo non è stata particolarmente efficace tra il 2013 e il 2015, però è uno strumento che potrebbe essere stato usato. L'alternativa è che, siccome il denaro non ha odore e siccome un satellite rimane in orbita solo 15 anni e costa ben 400 milioni, le grandi società internazionali non si possono porre il problema di chi sia il consumatore finale, appunto, di quei pacchetti di internet e l'utilizzatore finale di quei decoder e di quelle parabole. E qui c'è tutto il paradosso sul falso nemico e sulle connessioni sempre più strette che ci sono, appunto, tra questi mostri del Medioevo che però vivono con tutti e due i piedi dentro la nostra epoca e dentro la nostra civiltà. Corrado Formigli, grazie mille. E il libro